Gordon era di malumore, il che dava molto fastidio a James. Ma perché ti lamenti tutto il tempo? Perché sono una grossa locomotiva azzurra e mi lamento quando mi pare e piace. Tu sei solo una piccola locomotiva rossa che sogna castelli in aria. Io non ne vedo, disse Percy. Dove sono? Dove sono cosa? I castelli in aria, il cielo è vuoto. Come la tua ciminiera, Percy, rise James. Ma Gordon continuava a brontolare. Ti farò vedere io di che cosa è capace una grossa locomotiva. E di che cosa sarebbe capace? Tanto per cominciare non parla con le sciocche locomotive verdi, rispose Gordon e se ne andò sbuffando. Più tardi, Pallone Gonfiato andò a cercarlo. Gordon, oggi percorrerai una tratta con un espresso vuoto per collaudare la nostra nuova stazione. Recupererai dopo il tempo. Perché non può farlo, Henry? Lui adora fermarsi alle stazioni. La risposta fu secca. Fai quello che ti ho detto. Gordon obbedì. Ma era sempre di malumore e non si sentiva neanche tanto bene. Non riesco ad andare veloce, si lamentò. È ora che tu passi in officina, hai la ciminiera ostruita, gli disse il suo fuochista. Alla fine arrivarono alla nuova stazione. Gordon rimase colpito, ma ben presto il suo umore cambiò. Davanti a lui c'era un muro bianco con respingenti enormi. Oh, che vista noiosa, brontolò. Le locomotive importanti come me dovrebbero godere di una vista panoramica. Devono vedere la gente e farsi vedere dalla gente. E sbuffò con rabbia. Gordon fu contento di ripartire. Adesso potrai goderti la corsa, se le tue tubature te lo consentono, disse il suo macchinista. Avanti, forza! Io posso andare più veloce di così, sbuffava Gordon. Io ammalato? Mai! Ma Gordon si sentiva sempre più debole e poco dopo si fermò completamente. Cosa mi è successo? Esclamò. Il macchinista e il fuochista lo ispezionarono. Ti sei rotto qualcosa, Gordon, disse il fuochista. Adesso ti tocca proprio andare in officina. Gordon era ancora furibondo quando arrivò James a prendere i suoi vagoni. Bene, bene, bene. Non eri tu quello che sapeva tutto? Ti dai troppe aria in quella caldaia, ti sta bene? Quando qualche giorno dopo ritornò dall'officina, Gordon ricominciò a pavoneggiarsi. Sono la locomotiva più bella dell'isola di Sodor, probabilmente la più bella del mondo. Avanti, Gordon, dobbiamo andare all'inaugurazione ufficiale della nuova stazione. E qui cominciarono i guai. Mentre Gordon si avvicinava alla nuova stazione, né il macchinista né il fuochista riuscirono ad azionare i freni. Qualcosa si era bloccato. Il macchinista ridusse il vapore, ma Gordon correva ancora troppo. Aiuto, vi prego! Beh, Gordon, disse Pallone Gonfiato, so che volevi una vista panoramica, ma non è questo il modo per ottenerla. Sì, signore, mi scusi, signore, mormorò Gordon. Quando fu nuovamente riparato, Gordon accompagnò Pallone Gonfiato alla nuova stazione per la seconda inaugurazione ufficiale.